Fuoco grande di Cesare Pavese e Bianca Garufi, capitolo decimo, Silvia, seconda parte. Casa Alcantara era al centro del paese, una casa enorme con tante finestre, con muri coperti di edera arrampicante. Arrivati che fummo, aprirono il cancello e donna Francesca venne incontro. Ci fece ancora mangiare. Fece i soliti discorsi. Giustino, la morte, io che ero tornata, mia madre poverina, che gran dolore. C'era altra gente di Lauria. Alcuni giocavano a carte, altri suonavano un grammofono. Quando entrammo nel salone smisero subito di suonare. Donna Francesca disse: «Ormai sei rimasta tu sola. Adesso sei tu il conforto di casa. Levati l'effisime cittadine, sposa un uomo delle nostre parti e pensa che l'erede di tutto ora sei tu». «Sono già fidanzata», dissi, «mi sposo in aprile». «Non c'è fretta, non c'è fretta», disse lei, voleva sapere perché Giovanni non era venuto. «Abbiamo preso il calessino, Giovanni era stanco, vi manda i suoi saluti». Donna Alcantara era grassa. In gioventù era stata una bellezza. Quando ero bambina dicevano tutti che avrei sposato suo figlio Salvatore. Gli Alcantara, infatti, avevano avuto questa intenzione. Mentre aspettavo il bambino e mia madre mi teneva chiusa in casa, spesso sentivo la loro carrozza nel cortile, la voce di donna Francesca e di Salvatore che si informavano della mia salute, e donna Francesca insisteva sempre che un cambiamento d'aria mi avrebbe fatto bene, e anche Salvatore pregava mia madre di farmi andare a Lauria. Mia madre allora diceva che la gente avrebbe mormorato: «Salvatore è un giovanotto e Silvia ormai è una signorina». Salvatore doveva avermi pensata molto durante i 10 anni trascorsi. Lo capii da come mi guardava e dal riserbo con cui accolse la notizia che mi ero fidanzata. Anche in città Salvatore Alcantara avrebbe fatta la sua figura. Vestiva con eleganza, le mani curate, le unghie tagliate corte e non puntute come gli altri signori del paese. Della mia vita in città nessuno faceva parola. Dopotutto ero tornata ed ero l'erede di una grande fortuna. Quello che ha fatto e non se ne parli più. Salvatore mi disse che aveva costruito un canile e che l'indomani me lo avrebbe mostrato. «Che cani hai scelto?» gli domandai. «Settar e lupi», Salvatore disse piano. «Che memoria!» dissi civettando. «E che altro ricordi?» «Ti piaceva la crostata e la cicoria fritta». «E che altro?» «Forse anch'io ti piacevo, ma non potevi saperlo, eri così ragazzina». Mi divertivo ad agitarlo. Donna Francesca si avvicinò. «Chi è questo Giovanni? È ricco? È titolato?» «Ma che», risposi, «è giornalista». «Bell'affare che hai fatto», disse lei. «Comunque non c'è fretta a sposare un giornalista». Gli altri a poco erano ritornati alle loro occupazioni. Chiacchieravano, giocavano a carte, a scacchi, a dama. Il grammofono, per rispetto, non lo fecero più suonare. Eppure io, alla vista di tutta quella gente, avrei voluto sentire una musica forte e mettermi a ballare, sgambettare in mezzo al salone e raccontare a squarciagola cose da farli inorridire. In città ci ero arrivata in carro bestiame, senza mangiare, senza dormire. Conoscevo un maestro di scuola che aveva insegnato a Maratea. Lo cercai. Il cuore mi batteva forte salendo le scale. E se avesse cambiato casa? Ma no, il maestro esisteva. A lui raccontai che Peppe mi aveva violentata. «Peppe, si ricorda, professore? Quello secco e ricciuto che badava i cavalli? Mia madre e l'avvocato mi vogliono ammazzare. Mi hanno cacciata via». Il professore mi dette da mangiare. Poi lui uscì. Tornò, mi dette ancora da mangiare. Poi uscì, ritornò
e quella notte mi fece dormire su di una brandina nel corridoio. La sera dopo, mentre stavo per prender sonno, «Vieni di là», sentii che diceva, «dormirai meglio». Mi prese in braccio e mi portò. Io dicevo, «Ma no, professore, e lei dove va a dormire?» E lui, «Con te, bambina, povera, cara la mia bambina». Di giorno mi faceva studiare, mi dava da mangiare. Io studiavo senza tregua, non avevo amiche, nessuno con cui parlare. Due volte all'anno davo esami in una scuola affollata. Di quegli anni ricordo solo la folla di ragazzi due volte all'anno, come un disco che ad intervalli si ripete sempre quello. Poi di nuovo studiavo, stavo sola tutto il giorno, sbrigavo le faccende di casa. Il professore veniva la sera, mangiavamo, mi interrogava, correggeva i miei compiti e poi mi portava a letto con lui. Ma non mi faceva soffrire, mi sembrava. Non credevo che mi facesse soffrire. Non ricordavo quelle notti. Era proprio come se mi addormentassi. Lui rantolava «bambina cara» e simili cose. Poi anche lui si addormentava. A 16 anni andai all'università. Conobbi Flavia, che frequentava un altro corso. A Flavia dissi che mio zio mi bastonava e che volevo essere libera come lei. Lei abitava in una pensione. Andai anch'io in quella pensione. Il professore non voleva che io me ne andassi. Non voleva in nessun modo. Allora io lo minacciai che avrei detto alla sua scuola che razza di nipote ero io. Gli dissi le parole che avrei usato e lui fu sorpreso di sentirmi inferocita. E allora io capii che non avevo dormito mai quando di notte lui biascicava nel mio orecchio. E di colpo lo odiai intensamente. Gli dissi quanto lo odiavo. Gli dissi «iena, corvo, bestia maledetta». Allora lui mi lasciò andar via. Con Flavia fu una vita meravigliosa. Trovai lavoro, pagavo per me da mangiare e da dormire, risparmiavo per qualche vestito. Flavia era buona. Mi difendeva quando litigavo con qualcuno. Mi urtavo sempre con qualcuno perché non credevo né in Dio né alla terra. Subito ero contro ogni cosa che un altro rispettava. Quando Flavia si innamorò di Mario, io rimasi sola, senza Flavia, che ormai stava con Mario ed era andata a vivere con lui. Flavia diceva, «Ho Mario e te, per ora. In seguito avrò anche un bambino». Che orrore! Non capivo come potesse lei non provare orrore. Una volta confidai a Flavia tutta la mia storia e da quel momento fu chiaro in me che l'orrore esisteva per me sola e che mai avrei avuto un punto fermo sulla terra, qualcosa che io potessi rispettare. A Lauria aizzai Salvatore. Gli dissi frasi sentimentali. «Anch'io t'ho pensato», diceva lui, «sei come questa terra. Parto, sto fuori e non ci penso. A un tratto torno però, giro per le campagne, mi sprofondo, ce l'ho nel sangue», diceva a occhi bassi. «Devi venire a trovarmi», gli dissi. Lui disse, «la prima volta che farò un viaggio, ma tuo marito non sarà geloso?» Volevo dire, «e se fosse geloso?» Invece dissi, «ma no, Giovanni è sicuro di me, non è geloso». Prima di andare a letto restai solo un istante con Dino. «Debbo parlarti», disse. «Giovanni, è colpa tua, è colpa di quella tua faccia che non crede a ciò che ho stabilito. Io volevo partire veramente. Invece adesso aspetto Dino. Che vorrà Dino?» «Non ci penso, non ci penso». L'indomani tornavamo a Maratea. La mattina a Lauria c'era stata la fiera e Dino comprò due cavalli che al ritorno ci portammo attaccati dietro al calessino. Da lontano la casa fra i faggi sembrava disabitata, con il portone e le finestre chiuse. Trovammo Giovanni e mia madre nella sala e benché fosse giorno ancora, la luce era già accesa. Il fuoco era acceso nel camino. Tutto il giorno con Dino non avevamo parlato.
Giovanni, perché non siamo partiti? Mi ripetevo tutto il giorno, mentre giravo per la fiera. Ci fu chiasso, colori variopinti, pentole di coccio marrone, bicchieri decorati, ceci arrostiti. Mangiai ceci arrostiti tutto il giorno. C'era una zingara che leggeva la mano. Prosperità, tanta fortuna. In un baraccone vendevano stoffe. Comprai una stoffa azzurra per Flavia. Comprai lacci da scarpe. Mi comprai un nastrino per i capelli. Salvatore stette con me tutto il giorno. Mi chiese: «Stai male? Cos'hai?» «Non ho nulla», risposi fiacca. «Mi dispiace lasciarti». «Ma noi, Giovanni, perché non siamo partiti? Come hai potuto che Dino ed io ce ne andassimo soli? E mia madre, perché l'ha permesso?» Al ritorno li trovammo tutte e due, lei e Giovanni, accanto al fuoco. Ci accolsero con freddezza. Io andai subito a letto e dissi che non avrei mangiato.